Un'occasione di dialogo e di preghiera sul tema Maria si alzò e andò in fretta, proposto da Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù. Nella chiesa di San Francesco di Sant'Agata Militello, sabato scorso l'incontro organizzato dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, quest'ultimo diretto da Don Giuseppe Di Martino. Un incontro guidato dal Vescovo Guglielmo Giombanco per prepararsi a vivere la giornata mondiale in programma dall'1 al 6 agosto. Intanto anche nella diocesi di Patti sono aperte le iscrizioni alla quale potranno partecipare giovani compresi tra i 16 e i 35 anni. I ragazzi si sono confrontati sul testo di Luca e hanno in gruppo espresso quello che sono le impressioni, cosa li ha colpiti di più su questo brano. E hanno poi preparato una preghiera hanno poi letto durante l'adorazione eucaristica, e questo è stato un primo momento di questo incontro. In un secondo momento sono state poste 6 domande al vescovo da un intervistatore che ha declinato un po' questo testo nella vita del vescovo, quindi il suo incontro con Maria, e poi è stata fatta un'adorazione eucaristica dove poi i ragazzi hanno letto le loro preghiere proprio in preparazione a questa giornata. Al termine dell'incontro sono state date le indicazioni tecniche per la partenza per Lisbona. Avete avuto già delle adesioni? Al momento diciamo solo verbali, comunque sono state riferite soltanto ai referenti che hanno mandato il messaggio di invito e di iscrizione, ma diciamo, abbiamo tempo fino al 19 febbraio quando verrà fatto il primo versamento. La giornata mondiale della gioventù è una delle esperienze più belle che un giovane possa fare, perché incontra giovani di tutto il mondo che condividono un ideale comune, che condividono una fede e che hanno la gioia di dirlo, e quindi è veramente un'esperienza che nella vita si deve fare, perché tocchi con mano la felicità, perché chi va alla giornata mondiale della gioventù e si confronta con altre culture è veramente, scopre veramente che si può essere felici nella fede.